L'Istituto di Istruzione Superiore Luca Pacioli è una scuola che nasce a Crema nel 1978 ed oggi conta circa 1500 studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni e 150 docenti. I corsi si dislocano su due sedi, quella di Via delle Grazie e quella di Via Dogali, e entrambe hanno una segreteria e dei dipartimenti che riuniscono le materie affini. I piani di studi si articolano su tre aree tematiche, quella economica, quella linguistico-economica e quella tecnologica, con il liceo scientifico a specializzazione sportiva. Ciao! Ciao. Quante volte abbiamo attraversato questo cancello della nostra serie di errore? Quando non sarò più nel luna del Pacioli, posso che sbarcherà questo studio. Soprattutto i compagni e i professori del corso. Ciao! Ciao! In via Dogali ci siamo anche noi amministrativi. Dogali è anche il regno di noi sportivi, liceo sportivo e tecnico sportivo. Per noi di relazioni internazionali è stata la sede in via delle Grazie la casa di questi 5 anni. L'aula studio, le biblioteche, l'aula 3.0, dove abbiamo fatto tanti lavori di gruppo, ci siamo confrontati nei debate e abbiamo ascoltato i madrelingua. Chi lo direbbe, guardando la nostra scuola, che non è il convento di frati, che sia una delle scuole più moderne della Lombardia? Certo, per vedere bisogna entrare. Certo, poi questi studenti universitari tengono lezioni di altre materie, come matematica, diritto, economia, geografia, nelle loro lingue madre. È un modo di metterci alla prova nella conoscenza delle lingue straniere. Aspetta che ripongo i miei libri nell'armadietto. Non penserai che li porti a casa tutti? Poi oggi ho il corso di fotografia. Anch'io oggi devo correre in palestra per il mio corso di yoga. Io pensavo di stancarmi con tutte queste lezioni, invece i corsi extracurricolari sono davvero interessanti. Va bene, a presto, ciao! Ciao! Certo, in spagnolo vado bene, ma devo studiare anche inglese e cinese. Non è difficile, con tutti i segni la pronuncia poi. È davvero difficile, ma penso che sia la lingua del futuro, che offre molti sbocchi lavorativi e poi c'è di più. Io sono madrelingua cinese e posso aiutare le mie compagne che a loro volta mi aiutano in italiano. Non crediate che la vostra lingua sia così facile. Non ci sono solo spagnolo e cinese, ma la prima lingua è l'inglese. Poi possiamo scegliere tra francese, spagnolo e tedesco. Quante belle parole, ma non vi dimenticate il motivo principale per cui tutti abbiamo scelto il corso delle scambi. Hai ragione, io sono stata attratta dalla possibilità di vivere in un paese estero per due settimane. Francia, Germania, Stati Uniti, persino Cina. Così davvero mettiamo alla prova la conoscenza della nostra lingua e facciamo conoscenza diretta sui cibi, sulle culture molto lontane dalle nostre. Non pensate mica che abiteremo in degli alberghi, ma vivremo con i nostri corrispondenti nelle proprie case. E poi a nostra volta ospiteremo i corrispondenti nelle nostre case e gli faremo assaggiare i nostri cibi e li porteremo a visitare le bellezze artistiche dell'Italia. Questo significa unire tutti la divertente. Guarda, non c'è la cattedra, perché i professori seguono il nostro lavoro e vanno con i libri, disposti tra loro come nel sistema per il lavoro giusto. E poi ognuno ha il proprio ufficio individuale, ben 4 lavagne individuali, qui però siamo noi. Anche noi informatici svolgiamo le nostre lezioni in via delle Grazie, ma siamo affezionati anche a via Dogali dove pratichiamo le nostre attività sportive. E siamo stati all'estero per gli scambi internazionali, un'esperienza indimenticabile per noi di relazioni. Sai cosa? Alla fine manca anche un po' me, Pacioli. Mi ricordo ancora il primo anno, come sono arrivato per frequentare il nostro corso, amministrazione, che avevo un po' di paura. Più che altro non sapevo dove girarmi.
ma la settimana dell'accoglienza, durante i primi giorni di scuola, mi hanno aiutato tantissimo. Ho conosciuto nuove persone, abbiamo visitato la scuola e poi ci hanno spiegato anche le regole istituto e anche i metodi di studio, come quello digitale, che qui al Pacioli è importantissimo. E poi, boom, tutto è iniziato. Al Pacioli si lavora con il mare. Cosa significa? Nelle classi, docenti e alunni condividono uno spazio di lavoro virtuale, nel quale è possibile lavorare insieme su documenti, esercitazioni, approfondimenti e materiale didattico. Cosa si intende per Posta Pacioli? Posta Pacioli è un sistema che permette di tenere in contatto compagni e professori. L'account viene assegnato all'inizio del primo anno. Sì, lo studio digitale per me è molto importante. Soprattutto in prima e in terza i professori ci insegnano ad organizzare il nostro metodo di studio con consigli pratici e idee sull'utilizzo delle tecnologie per lo studio autonomo. Lavorare nel cloud è stato un passo avanti, un nuovo modo di fare scuola. Per noi del corso programmatori, ormai in quinta, la sede è in via delle Grazie e le aule come questa sono anche da parte. Il cloud ci fa accedere velocemente a tutti i servizi della scuola, Posta Pacioli, Drive, Sites, che permettono di interagire, lavorare e comunicare. Il punto di forza del nostro indirizzo non comprende soltanto la parte noiosa di teoria, ma soprattutto la parte esaltante di pratica. Proprio noi, programmatori informatici, che abbiamo ottima padronanza dei mezzi, consigliamo a tutti di conseguire la certificazione CDL. Nessuno potrà farne a meno nel mondo del lavoro. La nostra creatività viene attivata e stimolata. Costruiamo e progettiamo siti web dinamici, database, tutto ciò che ci sembra più interessante e più utile. Anche quando studiare da soli non è stato sufficiente, c'erano comunque i workshop, lezioni tenute da docenti del Pacioli, oppure peer education, tenute naturalmente da studenti tutor. Perché avete scelto il corso di amministrazione, finanza e marketing? È vero che è un corso adatto a chi piace matematica? Certo, la matematica è importante, ma forse ancora di più la predisposizione per le materie tecniche e economiche. Il nostro corso un tempo veniva chiamato ragioniere amministrativo. Tutti pensano che i ragionieri debbano essere quadrati, logici e razionali. Effettivamente qui la logica aiuta molto, però noi sappiamo essere anche creativi. Studiamo soprattutto materie come economia aziendale, diritto dell'economia politica, informatica e le lingue straniere. Sono materie necessarie per gestire un'azienda e organizzare l'amministrazione di un'impresa. Impariamo a saper trattare con i clienti, con le banche, con i fornitori, magari anche con i clienti esteri. Cosa ti appassiona dell'economia? L'economia è alla base della vita quotidiana, ci aiuta a comprendere molti aspetti della vita di tutti i giorni, come ad esempio quando in un supermercato ci viene rilasciato uno scontrino oppure ci viene rilasciata la fattura per l'acquisto di un cellulare, noi sappiamo esattamente di che documento si tratta e le loro caratteristiche. L'economia, l'economia politica e il diritto ci aiutano a interpretare non solo i fatti della vita quotidiana, ma anche i fatti economici e politici, creando così un cittadino più consapevole. Anche l'approccio con le discipline di indirizzo del nostro corso è stato difficile inizialmente, ma allo stesso tempo interessante e stimolante. Pensare alla sicurezza degli edifici e del territorio, gestire i cantieri e la sicurezza nei luoghi di lavoro e usare nuove tecnologie come droni e stampanti 3D. Perché avete scelto il corso di costruzione, ambiente e territorio? È vero che è un indirizzo adatto a chi ha la predisposizione per il disegno e per la matematica. Ho scelto questo corso perché sono interessato all'ambiente e alle problematiche legate ad esso. È vero che è un corso per chi ha predisposizioni per il disegno, infatti in questi 4 anni abbiamo incrementato le nostre capacità pratiche attraverso nuove tecniche di disegno, come ad esempio AutoCAD e disegno manuale. Quali sono le esperienze più
significative che avete svolto in cantiere, in azienda o sul territorio? Siamo anche andati alla scuola di Cremonese dove abbiamo provato sul campo l'esperienza lavorativa del cantiere. Ad esempio abbiamo provato alcune macchine di cantiere e abbiamo anche costruito un muro di mattoni. Parlate quasi ad alto alto, quindi quinta. Il mio corso è partito solo 3 anni fa e tra 2 anni, quando sarò alla fine del mio percorso come voi, sarò pronta per l'università, avendo completato un corso di studi liceali e approfondito le pratiche delle tecniche sportive. Perché avete scelto di frequentare il liceo scientifico a indirizzo sportivo? Perché vorrei raggiungere tutti gli obiettivi comuni dei vari percorsi liceali, ma al tempo stesso approfondire la pratica e la conoscenza delle diverse discipline sportive. Perché vorrei essere in grado di scrivere articoli e sviluppare ricerche in ambito sportivo. E anche per orientarmi nell'ambito socio-economico del mio territorio e applicare i metodi delle pratiche sportive in diversi ambiti. È necessario essere bravi in matematica per iscriversi al liceo sportivo? Il nostro è il liceo scientifico, quindi la matematica è molto importante. Spesso i ragazzi vengono a fare il liceo sportivo credendo di fare meno matematica, ma alla fine scoprono che la prova di maturità che avranno sarà identica a quella di un liceo tradizionale. Infatti il corso di liceo scientifico sportivo è lo stesso di un liceo tradizionale, stessa programmazione, stessa prova di maturità. E dopo il diploma? Potrò andare all'università avendo superato una maturità scientifica. Avrò una formazione liceale, ma avrò anche approfondito scienze motorie e praticato diverse discipline sportive. Pratichi sport a livello agonistico? Sì, gioco nel Mozzanica e riesco a conciliare il tempo scuola con il mio impegno per lo sport. Dai, suonate, vorrei entrare. Ciao! Oggi è venerdì, che bella sensazione essere a scuola solo 5 giorni alla settimana e avere il weekend libero. Sì, soprattutto per quelli che praticano sport a livello agonistico, avere il weekend libero è importantissimo. Noi del liceo e anche i compagni del tecnico sportivo, al Pacioli abbiamo avuto modo di gestire il tempo per lo studio e il tempo per le nostre pratiche sportive. Scusate, potete farmi alcune domande? Perché avete scelto l'indirizzo tecnico dei sistemi informativi aziendali? Perché cercavo un corso di studi che mi permettesse di conciliare la mia passione per lo sport e la scuola. Infatti riesco a svolgere tempo di passare per casa e a studiare per le verifiche senza saltare alcun allenamento. Inoltre tutto penso di aver fatto una scelta ottima per il futuro perché mi permette di avere un diploma valido per il futuro e magari per l'università. Io gioco a calcio a livello agonistico e riesco a conciliare attivamente scuola e sport. Posso ottenere permesso di impegni sportivi e l'unica cosa che mi viene richiesta è quella di recuperare materiali e compiti persi negli impegni sportivi. In cosa consiste la specializzazione sportiva di questo corso? Allora, per il nostro corso di studi ci sono le tipiche materie di sistemi informativi aziendali, quali economia aziendale, economia, diritto e informatica. Quindi ci vende la disposizione più ore per le discipline sportive e le scienze motorie. È importante anche il fatto che studiamo le tecniche e i regolamenti delle discipline sportive che pratichiamo. Cosa ti aspetti da questo indirizzo? Il mio sogno è sempre stato quello di poter fare la personal trainer e infatti ho scelto questa scuola perché mi permette di fare tirocinio presso palestre e aziende legate al mondo dello sport. We'll be right back.
magari tornando a quest'ora saremo già lavorando. Tutelando di dover sabato vivo. Il lavoro. Oggi servono titoli e competenze. Ergo ciò ha avuto l'occasione di seguire dei corsi che ci hanno aiutato ad acquisire delle certificazioni linguistiche. E noi informatici possiamo ottenere delle certificazioni utili per il mondo del lavoro. Si spera. E comunque negli ultimi anni di alternanza scuola-lavoro e di esperienze concrete sul territorio e in azienda, l'ingresso nel mondo del lavoro potrebbe essere più facile. Ciao! Ciao.